In curzione degli indipendentisti sardi a Villa Certosa. Manifestazione di protesta a Villa Certosa. Hanno dato vita alla prima delle clamorose manifestazioni che erano state preannunciate dal loro leader Gavino Sale. Invadendo pacificamente, sono armati soltanto di bandiere, Villa Certosa. Apertura dedicata alla blitz di ieri degli indipendentisti a Villa Certosa. L'IRS, Indipendenza Repubblica del Sardegna, movimento indipendentista sardo non violento, è entrato pacificamente a Villa Certosa. Si tratta dei militanti dell'IRS, un gruppo che rivendica la sovranità dei sardi nel proprio territorio. Andiamo a vedere. Erano trascorse da poco le 11 di questa mattina quando un centinaio di manifestanti aderenti al movimento indipendentista sardo ha raggiunto Villa Certosa, la residenza estiva del presidente Berlusconi a Porto Rotondo. Questa mattina è stata presa d'assalto da un centinaio di manifestanti. I militanti del movimento Indipendenza Repubblica Sardegna hanno scavalcato il muro di cinta della villa di Porto Rotondo e si sono introdotti nel giardino del premier. Una verde valata con ulivi centenari, rocce e ripidi sentieri, profumi di mirto. Un pezzo di galura quasi sconosciuta. Dopo aver attraversato una zona rocciosa, sono entrati nel parco dove sono state realizzate alcune piscine, eludendo la sorveglianza degli agenti. Nessun ostacolo, se non due bassi muretti, ha impedito a un centinaio di indipendentisti sardi di raggiungere la residenza di Porto Rotondo. Si tratta di un blitz simbolico, hanno spiegato i manifestanti del movimento indipendentista. L'obiettivo, hanno detto, è quello di rivendicare la sovranità dei sardi sul proprio territorio. La sorpresa è stata la chiave del successo della clamorosa e pacifica manifestazione dell'IRS, Indipendenza Repubblica di Sardegna. Siamo qui per riappropriarci di ciò che è nostro, avrebbe detto il leader Gavino Sale. Siamo qui per sancire la sovranità del popolo sardo, dice Gavino Sale, leader del movimento. Affermare il diritto nazionale del popolo sardo, la sua sovranità su tutto il territorio, decidere della propria democrazia. Sale ha precisato che l'invasione nella proprietà di Berlusconi è un'azione simbolica per riaffermare il diritto alla sovranità dei sardi sulle proprie terre. Gli indipendentisti di Gavino Sale fanno irruzione nella reggia del premier a Porto Rotondo, azione dimostrativa per riprenderci ciò che ci appartiene e svegliare le coscienze. Arriviamo a pagina 6, una lunga intervista di Giacomo Bassi alla leader di Indipendenza Repubblica Sarda, Gavino Sale. Il titolo: vogliamo scuotere le coscienze libere, dice l'indipendentista che lavora per un futuro senza lo Stato italiano. Vediamo alcuni stralci di questa lunga intervista di Giacomo Bassi a Gavino Sale. Il leader degli indipendentisti dice: questa azione serve a far capire ai sardi che non devono aver paura di nulla, non esiste nessun potere che non possa essere affrontato e messo in crisi con l'intelligenza e l'immaginazione. La classe politica sarda, in quanto espressione di una nazione, dice ancora Gavino Sale, dovrebbe avere il coraggio di andare contro le leggi imposte alla Sardegna da uno Stato estero. È quella sul segreto militare di Villa Certosa. È un esempio palese di legge imposta che deve essere infranta. E sulle proposte, alla domanda di Bassi, Gavino Sale risponde: innanzitutto occorre fare una trattativa seria di smilitarizzazione dell'isola, trattativa che deve essere aperta subito. Il governo sardo non deve solo far belle dichiarazioni di intenti, ma portare avanti atti concreti che mettano con le spalle al muro l'Italia. Questo blitz serve a sancire la sovranità del popolo sardo sulla nostra terra. Noi pensiamo che è illegittimo l'occupazione della nazione italiana rispetto alla nazione sarda, dei territori occupati da servitù militari, da sperimentazioni di guerra.